avuto un bagaglio di esperienza da ragazzo a Napoli presso le migliori pasticcerie, torno al suo paesello qui e diviene una piccola pasticceria, un laboratorio dolciario, dove produceva torroni e dolci. La sua creatura è stata questo croccantino ricoperto di cioccolato fatto di mandorle e nocciole. E anche il processo di lavorazione resta piuttosto fedele a quello originale. Prima si faceva in una pendola di rame, adesso si fa in una bassina ugualmente di rame, e quindi abbiamo leggermente aumentato un po' la quantità del croccante che riusciamo a fare. La qualità invece resta invariata e fa sì che i croccantini siano un prodotto molto richiesto anche in questo periodo difficile. Le prenotazioni una volta venivano con le cartoline postali, con le lettere, adesso arrivano giornalmente sia via telefono, ma molto di più arrivano online, e noi poi facciamo fronte a queste richieste e con i corrieri riusciamo a spedire in tutta Italia. Negli anni il croccantino è diventato una risorsa economica fondamentale per il piccolo centro Sanita. Sono infatti ormai una decina i laboratori artigianali che lo producono, dando lavoro a diverse persone della zona. L'azienda della famiglia Fiorelli è nata nel 1988 e, pur restando nel solco della tradizione, ha introdotto diverse innovazioni. Abbiamo negli ultimi anni creato una serie di investimenti che ci hanno portato ad essere una delle pochissime aziende in tutta la provincia che consuma la metà dell'energia che produce, quindi green al 100%. Anche questa azienda ha dovuto fare i conti con le grandi difficoltà portate dal Covid. E vista la riduzione drastica degli ordini da parte del settore della ristorazione, ha dovuto cercare una strada diversa. Ci siamo specializzati nel creare dei packaging personalizzati per aziende sia grandi che piccole, che anche singoli privati che ci stanno cercando per poterlo avere a casa e non perderselo sulla tavola di Natale.